Signori, buon pomeriggio! Siamo qui noi della Tuttotech per presentarvi dei prodotti, ma prima volevamo farvi insieme gli auguri di buon anno! Buon anno! Quindi ragazzi, speriamo che questo anno ci porti tutto ciò che desideriamo e noi, per quanto riguarda il canale, vi ringraziamo perché abbiamo superato i 10.500 iscritti, quindi la prossima meta è 11.000 iscritti. Grazie a voi che siamo riusciti ad arrivare a questa meta. Ma tornando al soggetto del video, io e Marco abbiamo pensato, ormai il mercato è saturo di lampadine, prese, telecamere, eccetera, eccetera. E abbiamo preso un prodotto che eravamo un po' titubanti, sinceramente, però abbiamo detto, ma proviamo a dargli una possibilità. Non ci è stato inviato, l'abbiamo comprato, e stiamo parlando di Switchbot. Lab e il dito meccanico. Vediamo un po', come diceva Michi, siamo sempre stati titubanti in questi anni, lo seguiamo da diverso tempo, non abbiamo mai ben capito l'utilità, però per voi siamo andati comunque ad acquistarlo per provarlo, magari ci ripensiamo e troviamo. Sì, magari il prodotto geniale che aspettavamo. Allora, io sinceramente l'ho già aperto perché per chi ci segue assiduamente su tutti gli altri social sui quali siamo registrati, quindi TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, eccetera, eccetera, ho messo uno short, anche su YouTube appunto con lo short, di questo prodotto. Abbiamo fatto semplicemente un unboxing, quindi andiamo a vedere all'interno. Questo, come vi diceva Marco, è l'hub che servirà come ponte tra il modem e il tasto che andrà fisicamente a schiacciare. Dopodiché abbiamo il cavetto di alimentazione, l'adesivo della 3M, importantissimo per poter fissare non tanto l'hub ma il tasto e il manuale di istruzioni. Mentre invece nella scatoletta del ditino meccanico, passateci il termine, abbiamo il dito meccanico, che secondo me l'hanno compattato un po' di più perché da quello che si vedeva è molto più grosso. Abbiamo già dietro installato l'adesivo e poi abbiamo un altro adesivo. Quindi bando alle ciance, ragazzi, andiamo a vedere subito come si installa e come funziona questo prodotto e speriamo di rimanere sorpresi. Per prima cosa andiamo a scaricare la app di Switchbot. Nella confezione c'è solo il cavo, quindi dobbiamo procurarci un adattatore. Prendiamo il cavo, lo inseriamo nel hub e dall'altra parte ci procuriamo un adattatore e andiamo a connetterlo e poi scaricheremo l'app. Abbiamo collegato l'alimentazione, si accende una spia bianca che inizia a lampeggiare, naturalmente siamo nella fase di pairing. Adesso andiamo a scaricare l'app di Switchbot e poi procederemo alla configurazione. Esatto, qui c'è anche il QR code sia per l'App Store che per Google Play. Il manuale è totalmente in inglese. Allora, abbiamo scaricato l'applicazione, ora ci sta chiedendo le autorizzazioni, le impostazioni. Diamo i vari consensi. Ok, la procedura è stata completata e adesso andiamo ad aggiungere il dispositivo, quindi facciamo più in alto a destra e naturalmente, non avendo un account, adesso creeremo l'account e ci vediamo dopo. Effettuata la registrazione, come al solito inserite dentro la vostra mail, vi create una password, vi arriverà un codice, lo inserite e siete in questa schermata. Ora facciamo il più in alto a destra e andiamo a cliccare su che cosa vogliamo iniziare a registrare. Quindi facciamo Lab Mini, dice di tenere premuto per 3 secondi, lo rifacciamo anche se già sta lampeggiando. Ok, inizia a lampeggiare più velocemente. Clicchiamo su prossimo, ha effettuato la scansione, ha trovato il wifi. A questo punto possiamo dargli in che stanza vogliamo collocarlo e poi andiamo ad inserire la password del nostro wifi e ci rivediamo dopo. Come potete vedere dalla schermata, il lab è stato riconosciuto e adesso procediamo con il bot. Quindi stessa cosa, clicchiamo su bot. Allora ragazzi, parentesi tra l'installazione del lab e il bot.
c'è una linguetta da togliere. Sì, come per le poltrone, praticamente qui va tolta questa linguettina. Appena la togliete viene riconosciuta, come vedete, nella app. Torniamo alla configurazione. Clicchiamo su prossimo, allora selezioniamo il bot che ha trovato, clicchiamo su prossimo. Qui ci chiede solamente la stanza, ma noi lasciamo così, facciamo prossimo. In questa schermata ci indica se dobbiamo premere col nostro bot oppure deve tirare, quindi andrebbe collegato un cavetto che tira l'interruttore, ad esempio per poter accendere e spegnere una luce. Noi diciamo che deve premere, confermare. Abbiamo cliccato per fare la prova, lo switchbot ha mosso il ditino meccanico. Vi facciamo vedere. Poi proseguendo dice di posizionarlo, di togliere il nastro sotto. Ora ci dice di andare a posizionare, dopo aver fatto una prova per vedere se funziona, ma noi l'abbiamo già testato, e di posizionarlo in maniera accurata sul prodotto che vogliamo andare a premere per circa 30 secondi. Facciamo finito. Qui come vedete abbiamo entrambi i prodotti che ha trovato ed ora non ci resta che chiudere questa impostazione e andarlo a utilizzare direttamente sul prodotto che abbiamo scelto. Entriamo nell'app del nostro assistente vocale, scarichiamo la skill. Andiamo a scaricare la skill, quindi tasto in basso a destra alto, skill e giochi, entrate qui, lente di ingrandimento sulla destra e scrivete switchbot. Il simbolo è uguale a quello dell'app che abbiamo scaricato. Facciamo abilita l'uso. Come vedete abbiamo inserito tutti i riferimenti che avevamo inserito nell'applicazione, ha detto che è collegato. Ora il nostro dispositivo sta facendo una ricerca. Per poter accedere a determinate funzioni leggevamo che serve il servizio cloud. Noi siamo andati nelle impostazioni, voi andate poi in servizio cloud, lo attivate e il vostro dispositivo dall'app ve lo trova. Infatti è venuto fuori il pop-up, eccolo qua. Se lo andiamo a visualizzare si chiama caffè. A questo punto avete effettuato tutte le registrazioni del caso. Andiamo ad applicarlo dove ci interesserebbe andarlo ad applicare. Quindi sulla macchina del caffè della Nespresso ci sono due bottoni fisici qui e proviamo direttamente con voi ad andarlo ad applicare. Quindi Miki toglie l'adesivo, ha pulito bene la superficie dove deve essere posizionato, lo posiziona alla distanza giusta, lo tiene premuto per 30 secondi. 30 secondi. Accelereremo il video. Nel frattempo i 30 secondi dovrebbero essere passati. Questo sembra saldamente ancorato al prodotto. Se non ti piace, ti scarnifica la macchinetta. Facciamo la prova. Non preme. Ecco, vediamo, riproviamo. Vediamo bene. Il bottone lo preme giusto, però non ha abbastanza forza. Non riesce a... La difficoltà è quella di andare a pigiare il tasto nella maniera corretta, a questo punto mi viene in mente. Riproviamo. Un po' di difficoltà, ma l'ha fatto. Facciamo un altro tentativo. E adesso facciamo il comando vocale. Attiva caffè. Ha funzionato. Adesso traiamo un attimino le conclusioni. Ragazzi, la prova è finita. Allora, abbiamo fatto tutto insieme a voi in diretta. Funzionare funziona. Tra l'altro anche su una superficie non proprio comoda. Quindi era una superficie tondeggiante, esatto. Come dice Marco, funzionare funziona, l'installazione è stata abbastanza semplice, però sinceramente allora a livello estetico l'ho fatto vedere anche a mia moglie, mi ha detto sì, comodo, ma non lo comprerei, perché comunque hai un aggeggio applicato sopra
ed esteticamente secondo me rovina. E poi pensavamo anche magari una caldaia in montagna da attivare tramite un tasto che può anche tenere premuto un bottone, magari può sì, perché nell'app c'è anche la funzione tieni premuto per un tot di secondi, quindi l'hanno pensata anche bene. Però obiettivamente avere un prodotto così grosso su magari un accessorio che è più piccolo, no, noi sinceramente faremo il reso. Non vi lasciamo qui sotto il link in descrizione, no, perché non consigliandovi questo prodotto sarebbe veramente come fare le marchette e dirvi no, però compratelo e testatelo. Esatto. No, sì, assolutamente. Però se siete masochisti scriveteci nei commenti e vi manderemo il link privatamente. No, a parte gli scherzi, cioè se volete prenderlo per l'amor del cielo. E poi come diceva Marco, fateci sapere se ci sono degli utilizzi a noi sconosciuti dove funziona in maniera egregia. Non li testeremo perché adesso il prodotto, come è arrivato, torna a casa Amazon. Ragazzi, per questo video è tutto e speriamo nei prossimi prodotti che magari seguiamo da diverso tempo e non ci hanno convinto, li andremo comunque a testare, vedremo, non lo so, andiamo a vedere, stiamo un po' analizzando cosa andare a testare. Se poi avete dei prodotti, naturalmente non da 1700 euro, qualcosa di un po' in un range un po' più ristretto, che avete la curiosità di testare, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, sarà nostra cura prenderlo, testarlo e poi dirvi la nostra opinione. Bene ragazzi, richiudiamo il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!